È la nostra 36ª convocazione regionale, siamo felicissimi di presentarla perché ogni volta che ci partecipiamo è sempre una grazia. Tra l'altro è la convocazione che facciamo anche dopo il Covid perché l'abbiamo dovuta sospendere per tanti motivi e quindi e la faremo a Colli del Tronto, scusatemi, che è il centro congressi Hotel Casale. E sarà un momento bellissimo e è aperto a tutti. Quindi non è soltanto per i gruppi e le comunità, i cenacoli di rinnovamento, ma proprio per ogni persona, ogni fratello che vorrà venire, vuole partecipare. È un momento bello di incontro con Gesù vivo. Il titolo è proprio La gioia di una vita nuova e avremo anche degli ospiti particolari. Primo in assoluto è il professor Gregorio Vivaldelli, è molto conosciuto perché è un biblista e ha un dono bello di parola proprio, ecco, diffonde la parola di Dio in una maniera proprio carismatica, ecco, quindi non vediamo l'ora di ascoltarlo e sarà un momento bello. E poi c'è il nostro Don Michele Leone che è l'assistente proprio nazionale di rinnovamento e quindi l'avremo in mezzo a noi, ecco, farà adorazione eucaristica, poi dopo entreremo anche nel vivo del programma. E poi avremo alla fine la celebrazione eucaristica che sarà presieduta da Monsignor Piero Coccia, che è l'Arcivescovo Emerito di Pesaro. E accanto a noi anche i bambini avranno il loro meeting e quindi anche loro potranno sperimentare la presenza di Gesù vivo in mezzo a loro. Si stanno preparando da tutti i punti di vista per l'accoglienza, i giochi, la merenda, stare in amicizia e poi pregare con Gesù, danzare, i workshop. Ecco, un bel gruppo di fratelli sta organizzando anche per loro. Quindi possiamo portare anche i bambini, c'è posto per tutti. È un momento di grazia. Papa Francesco ha definito il rinnovamento una corrente di grazia e lui ha detto di condividere con tutta la Chiesa questo carisma. Il carisma del rinnovamento è proprio questo portare la lode al Signore attraverso lo Spirito Santo. E questa è un'occasione per sperimentare tante grazie di guarigione, di liberazione, di gioia, di fratellanza. Cioè, avvengono cose speciali in questi eventi. Allora, viverlo con l'intensità, ecco perché vogliamo che sia aperto a tutti, perché tutti possano incontrare la gioia di Cristo risorto dalla propria vita e possano sentire veramente che c'è la possibilità di una vita nuova, di una guarigione, di una liberazione, di una gioia che viene dallo Spirito, che viene dallo Spirito. Quindi il senso spirituale proprio è che questa grazia entri dentro di noi, possiamo sentire la presenza viva di Gesù, che è il Signore della nostra vita.